Buongiorno Vincenzo Longo, IG Milano. Ci aspettiamo un'apertura in calo questo pomeriggio a Wall Street in scia con l'andamento delle borse europee. Sugli investitori pesano le raccomandazioni arrivate dal Fondo Monetario Internazionale nella notte, che ha lanciato appunto segnali preoccupanti riguardo alla crisi debitoria nell'Eurozona. Intanto ieri sera a mercati chiusi Alcoa ha rilasciato i conti sul terzo trimestre, hanno mostrato appunto una perdita netta di 143 milioni di dollari, in linea più o meno con le stime degli analisti, ma ha pesato invece la revisione a ribasso della domanda globale sul 2013 dell'1%, in scia appunto al rallentamento dell'attività economica in Cina. Sembrano essere quindi i timori legati al rallentamento globale quelli che stanno colpendo il mercato in questo momento e che tengono appunto le quotazioni ancorate intorno a dei livelli abbastanza stretti. Sul fronte governativo, questa mattina l'Italia ha emesso 11 miliardi di euro di bot a 3 a 12 mesi, rendimenti in timido rialzo su tutte le scadenze, ma la domanda è rimasta particolarmente sostenuta soprattutto sul titolo a brevissimo termine. L'asta comunque è di buon auspicio per le emissioni di domani, che vedranno appunto collocare BTP a medio e lungo termine fino a un massimo di 6 miliardi di euro. Questo pomeriggio invece è attesa negli Stati Uniti l'asta T-Note a 10 anni fino appunto, che potrebbe essere indicativa di quello che è la propensione al rischio presente sui mercati in questo momento. Sul fronte commodities perde quota l'oro, che appunto si attesta intorno ai 1760 dollari l'oncia, lontano dai massimi sfiorati di 1800 dollari l'oncia lo scorso venerdì. In timido recupero invece il dollaro contro le altre valute, in particolare euro e sterlina. Il cross euro dollaro si attesta in area 1,2830-1,2840 questa mattina e il supporto importante si colloca in area 1,28, che rappresenta l'ultimo baluardo prima che la corsa prosegua sotto questo livello. Sul fronte trimestrali, ricordiamo che venerdì saranno rilasciati i conti di JP Morgan e di Wells Fargo, che potrebbero dare poi indicazioni sull'andamento futuro dei conti statunitensi. La sensazione è che questi conti risultino particolarmente in linea con le attese, quindi questo perché la domanda, il calo dell'attività economica nel terzo trimestre non è stato così importante, ma sarà appunto concentrarsi su quelli che saranno l'outlook sulla fine del 2012 e sul prossimo anno. Probabilmente potrebbero esserci profit warning lanciati dalle società e tagli delle stime. Per quanto riguarda invece i dati macro, oggi le attenzioni si concentreranno sul beige book, che darà indicazioni sull'andamento dell'economia statunitense, soprattutto alla luce dei recenti dati macro sul mercato del lavoro, che sono stati particolarmente positivi. Per oggi è tutto, per tutte le altre notizie seguiteci sul nostro canale Twitter @gmarkets_it. Buona giornata e buon trading.